Bisogna soltanto dare la sensazione o la certezza che si aspetta che un governo cade o che si aspetta che a qualcuno gli prenda un colpo e così non viene applicata la norma che il Parlamento ha approvato. Credo che bisogna eventualmente accompagnare il governo che è responsabile per puntualizzare alcuni aspetti che magari non sono chiari. La cosa essenziale, ripeto, è che le federazioni sono finanziate anche da questo governo non soltanto per il 2019 ma anche per gli altri anni, con cifre che sono addirittura secondo me superiori a quelle precedenti, magari non sufficienti, lavoriamo perché siano di più, che il Comitato Olimpico rimane nella sua posizione centrale di playmaker dell'attività olimpica e che tutte le federazioni, sia quelle piccole, sia quelle grandi, sia quelle olimpiche, sia quelle non olimpiche, hanno nella finanziaria scritto un finanziamento come nelle epoche precedenti. Quindi adesso poi tutte le cose che vanno migliorate e si debbano migliorare. Credo che questo è un momento in cui il nostro paese vive diversi cambiamenti, non soltanto nell'ambito sportivo. Noi siamo uomini di sport, noi dobbiamo preoccuparci del buon andamento dello sport nel paese nel futuro, siamo attenzionati a questo e con questo bisogna che anche il CONI accompagna questa decisione che il Parlamento ha preso. È stato ribadito un finanziamento di 410 milioni come in precedenza, è stato ribadito che 280 vanno alle federazioni, agli enti di promozione sportiva, alle discipline associate, eccetera, e che il Comitato Olimpico ha il pieno controllo per quanto concerne le attività di preparazione olimpica. Da questo bisogna partire perché questa è legge, quindi le leggi si applicano oppure cosa si fa? Si fa la rivoluzione per non applicarle? Credo che in questo momento vadano applicate, credo che sia corretto applicarle e essere attenti e vigili che questo programma di riforma che deve essere completato segua un canale positivo per lo sport italiano. Quindi secondo lei non è un boomerang questa legge, come per esempio ha detto Malagò? Io penso, non vorrei dire fino a che c'è sport e salute e dobbiamo essere positivi, no? Finché c'è, però io credo fondamentalmente che ognuno di noi può avere le idee personali, probabilmente avere una totale autonomia potrebbe essere migliore soluzione perché appartiene alla tradizione dello sport italiano, ma altri paesi nel mondo vivono con un finanziamento separato alle federazioni sportive o alle altre entità sportive del paese. E i comitati olimpici e il comitato paralimpico hanno un canale anch'esso diverso, quindi io non sarei molto preoccupato, sarei preoccupato qualora noi non accompagnassimo la riforma con la chiarezza e con la serietà che dobbiamo assolutamente dare a un qualcosa, ad una legge che ha cambiato le regole del gioco.